Allora, si ricomincia a parlare del caso di Liliana, mi scuso per il ritardo, diciamo, oltre che per la camicia, nel senso che non è indifferenza ovviamente il ritardo di alcuni giorni, ma è perché quando è uscita la notizia davvero sorprendente del GIP, la decisione del GIP, stavo facendo il video di Alice Neri, quindi arrivo con ritardo. Per queste ragioni non vi do il grande scoop che è stata rifiutata l'archiviazione, si procederà probabilmente per altri 6 mesi con indagini, con l'idea di omicidio volontario, perché l'avete già saputa tutti, qualche piccolo commento a margine di quello che ci aspetta, un po' lo stato emotivo anche di come si accoglie questa notizia. Posso dire che la mia prima reazione è stata di stupore, no? Poi un po' di delusione, ma delusione nel senso non che sia sbagliata questa idea, solo che c'è anche una specie di stillicidio per molte persone. E 6 mesi sono lunghi. Parlo di Sebastiano, ma probabilmente anche Sergio, anche se comunque ha voluto, soprattutto lui, proseguire le indagini. Tutte le persone che hanno sofferto per questo caso vedranno il coltello rivoltato nella ferita per altri 6 mesi. Questo andrebbe, diciamo, bene se poi si arriva a una grande soluzione, scoprire tutto. Io sono un po' pessimista, devo dire la verità. Quasi per strategia sono pessimista. Gli ottimisti difatti si aspettano sempre il meglio e poi restano puntualmente delusi e sono sempre tristi. Io invece da pessimista, grande astuzia quella, mi aspetto sempre cose terrificanti, poi vanno un po' meglio e sono soddisfatto. Perché sono un po' pessimista? Perché qui è come un secondo tentativo di indagine, no? Per un anno siamo arrivati a quello che sappiamo e adesso il GIP dice rifate tutto da capo, ci si riprova. Il mio dubbio è perché dovrebbe andare molto meglio questa volta, considerando anche che c'è quell'ostacolo, che è passato un anno e mezzo, e quindi molti accertamenti avranno meno efficacia, alcuni mi sembrano anche impossibili quasi da effettuare. Però in realtà non è giusto pensare che sia ripetere le indagini precedenti uguali, fatte dalle stesse persone. C'è una grande differenza. Le prime indagini sono state, secondo me, un pochino viziate da quella idea istintiva che fosse un suicidio. E quindi non si sono fatti certi approfondimenti, perché si è fatto tutto da sola. Liliana, che importa di chi è il DNA maschile nelle slip o nella bocca o sul beccuccio della bottiglietta che aveva nella borsa? Così come altre cose che il GIP adesso invece chiede non erano state fatte. Quindi questo fatto di indirizzare le indagini in modo preciso, e credo in modo vincolante da quel che ho capito, cioè il PM, e io spero che sia la dottoressa Maddalena Chersa a effettuare tutti questi accertamenti, devono andare in questa direzione, quindi si approfondiranno strade che non si erano nemmeno esplorate prima. Adesso qui più che farvi l'elenco lungo dei 25 punti, che fra l'altro non sono riuscito ancora a trovare io il testo integrale, ho solo visto quello che è passato sulla stampa, soprattutto su Trieste prima. Le cose che mi hanno colpito, beh, è sicuramente interessante scoprire con qualche comparazione a chi appartiene il DNA maschile trovato negli slip e sublinguale, insomma, in bocca, nella bocca di Liliana. Un po' di preoccupazioni ce le ho perché quando penso a persone che soffriranno, penso soprattutto a Sebastiano. Altri 6 mesi ad andare in TV, con i risultati che conosciamo tutti. In teoria, vedete, come sempre c'è il segreto istruttorio, poi come sempre accaduto ci sarà qualche fuga di notizie e già immagino quali. La prima che mi sento di buttarmi a indovinare è che forse il DNA maschile su quella bottiglietta è proprio di Sebastiano. Che colpo di scena! A me sembra abbastanza ovvio questo, perché lui aveva bottigliette proprio così, gli toglieva le etichette e continuava a riutilizzarle, col beccuccio e tutto, erano in casa sulle mensole. Guardate, non voglio neanche pensare che il colpevole, che aveva tutto il tempo di fare quel che voleva sul corpo e sulla borsa, l'abbia messa lì apposta, perché sarebbe un tentativo molto maldestro di incastrare Sebastiano per un fatto. Il DNA del marito trovato sulla moglie morta non vale nulla, si potrà sempre spiegarlo in modo innocentista, anche se è molto strano che non ci sia nessun segno invece di Liliana nella bottiglietta che lei aveva nella borsa, si può comunque immaginarlo. Il giorno prima del 14 o 2 giorni prima, Liliana aveva quella borsa, Sebastiano beveva la sua, di lui bottiglietta,
Poi si sa che questi uomini non hanno mai borselli o tasche abbastanza grandi per ospitare gli oggetti e quindi usano la borsa della moglie. Me la tieni tu. Lei apre la borsa, la mette dentro, o magari aveva i guanti. Liliana, ecco tutto spiegato, nessun mistero. È la moglie, può avere una bottiglietta del marito e non significa nulla. Da notare comunque che c'è un rischio, visto che questo DNA sul beccuccio mi risulta che sia incompleto, serve solo per escludere più che per avere la certezza. Si parla quindi di compatibilità. Il problema, parlando delle grosse novità, oltre alle direzioni diverse, ci sono alcune nuove new entry, diciamo, tra i possibili sospettati rispetto al primo ciclo. E sono Pier Giorgio, il figlio di Sebastiano, e Fulvio Covalero. Io non ho molta, non credo molto che queste piste porteranno a qualcosa, ma se ci sono dei dubbi è giusto approfondire tutti i dubbi. Fulvio non avrà nessun problema, io credo, in questi confronti del DNA. Per Pier Giorgio il discorso è un po' diverso, perché c'è una possibilità che non so quanto sia probabile, ma con un DNA incompleto come quello trovato sul beccuccio potrebbe esserci una doppia compatibilità, cioè risulti simile, compatibile con quello di Sebastiano, perché la bottiglietta secondo me è sua, ma visto che padre e figlio ha un DNA molto simile, potrebbe capitare, non so in che probabilità, che sia compatibile anche quello di Pier Giorgio, il che è un problema perché poi ci sarà magari una fuga di notizie e quindi mi immagino cosa diranno i media: il DNA sul beccuccio è quello, potrebbe essere quello di Pier Giorgio, il figlio. No? Il figlio perché è stato coinvolto? Il figlio non abita nemmeno a Trieste. Mi risulta che sia di Gorizia, comunque non dovrebbe proprio abitare a Trieste, quindi la stessa probabilità che fosse a Trieste quel giorno è molto remota. Però è nata quella teoria, quella più generale, di considerare Sebastiano il colpevole. Poi si è saputo dell'alibi grazie alle telecamere, lui che se ne va in giro a portare i coltelli. Allora è nata l'idea di riserva, magari si è fatto aiutare come complice da suo figlio. Per cui avrebbe un brutto impatto scoprire che quel DNA sul beccuccio è compatibile anche con Pier Giorgio, ma sono ipotesi che faccio io perché sono un po' pessimista, in quanto non credo affatto che c'entri Pier Giorgio e nemmeno Sebastiano. E un po' mi preoccupa questa via crucis che dovrà passare di nuovo tutta la famiglia Visintin, diciamo. E mi dispiace anche per Fulvio, francamente, anche se lui non credo che rischierà un bel nulla, perché tra gli altri accertamenti, non solo il GIP che si chiama Luigi Dainotti chiede in pratica che il test, che il DNA trovato sulla bottiglietta, eccetera, eccetera, venga confrontato anche quello con Pier Giorgio e con Fulvio, ma anche che si prenderanno i tabulati e analizzate i bollettini telefonici di Fulvio, Pier Giorgio e di tutti gli altri, d'altronde, attenzionati un po' anche nella prima indagine, con un software particolare che permette di vedere la posizione delle celle. Da notare che questa cosa per me è molto positiva, soprattutto per Pier Giorgio, perché secondo me lui non sarà stato nemmeno a Trieste quel giorno, è molto probabile. C'è difatti un altro problema, che in questo caso sarebbe un po' negativo. Un anno e mezzo più tardi, un sacco di tempo, no? Parlando di accertamenti che potrebbe essere difficile fare o impossibile, ci sono quelli relativi al corpo di Liliana. Si è progettato anche di riesumare il corpo per fare alcune analisi. E se si pensa di trovare qualcosa mi va benissimo, ovviamente, però il mio dubbio è, dopo un anno e mezzo, cosa rimane dei poveri resti di Liliana. Matteo, comunque, Matteo Vinattieri, che fra l'altro ringrazio, assieme a Maddalena ringrazio, mi ha detto che ci sarebbe la possibilità, analizzando un certo enzima, di capire se il corpo era stato congelato. Non mi sono ancora, non ho approfondito questa possibilità, che comunque è molto interessante. Ci sarà quindi probabilmente questa riesumazione e ulteriore analisi, oltre a vedere eventuali fratture al naso, che quelle si suppone rimarrebbero anche dopo un anno e mezzo visibili. Comunque dicevo, no? Oltre al fatto che alcune analisi sul corpo dopo un anno e mezzo sono un po' meno efficaci, c'è un problema anche per le testimonianze e magari per registrazioni telecamere non prese a quel tempo. Pensiamo a Pier Giorgio. Lui magari si ricorda anche dove era quel martedì mattina, perché dopo che è successo quel fattaccio suppongo che suo padre gli avrà fatto una telefonatina per dirgli che Liliana non è tornata a casa e quindi si è scolpito nella mente, è un segnaposto, diciamo,
emotivo e a livello di memoria, per cui magari si ricorda anche cosa ha fatto il giorno prima. E lui dirà magari ancora oggi, quando gli inquirenti gli chiederanno che alibi ha per quel giorno. Solo che poi quando si verificherà quell'alibi, come si fa? Chiedendo alle persone, magari al suo posto di lavoro, se l'hanno visto quel martedì? Chiede alle persone oggi se un anno e mezzo fa si ricordano? Non si ricordano, non possono ricordarsi il giorno esatto. Le telecamere? Non ci sono più i filmati di un anno e mezzo fa, di Gorizia. Quindi sarà un po' più difficile. Comunque questo software speciale, che vi dico anche il nome visto che l'ho letto, attraverso Ascom Thames o Nemo Outdoor. Strumentazione capace di collocare in maniera precisa la posizione dell'utilizzatore tramite le celle telefoniche, immagino. Questo può essere molto utile per Pier Giorgio e anche per altri, tutti gli innocenti, diciamo, perché in effetti Gorizia è parecchio lontana. Se si vede che tutto quel martedì è stato a Gorizia, diciamo che è a posto. Ci sono comunque dei dubbi, appunto, che alcuni accertamenti saranno più difficili dopo un anno e mezzo. Parlando del DNA, che cosa succede? Che alcune tracce, come quella degli slip sublinguale e del beccuccio, mi risulta, perché non sono neanche sicuro, che siano state comunque sequenziate, cioè in pratica sono state trasformate in dati, mettiamola così, distanza dei marcatori, queste cose qua, e a questo punto i dati relativi non sono più organici, sono roba scritta e rimangono per sempre. Per cui si potrà fare anche per sempre test per vedere se assomigliano a questo DNA. Il problema è che, secondo quello che ho sentito, non sono state neanche ricercate tracce biologiche sul giubbotto di Alice nella prima indagine, o i pantaloni, cioè la parte esterna dei vestiti. E quello è un pochino un peccato, perché nell'ipotesi che sia stata aggredita è possibile, tutto sommato, che il colpevole abbia lasciato tracce sul suo giubbotto e sui suoi vestiti. Non sono stati sequenziati quei DNA a quel tempo, adesso, dopo un anno e mezzo, mi sembra molto difficile che sia rimasto qualcosa. Ma chissà, se si è fortunati, un capello, che quelli durano un sacco, o magari sui pantaloni, che sono assorbenti a differenza della plastica del giubbotto, potrebbe restare anche per parecchio tempo. Ci sono, insomma, queste speranze di questi approfondimenti. Parlando, è un video brevissimo questo, parlando delle cose che colpiscono, insomma, che potrebbero dare delle svolte, anche se col solito dubbio del ritardo, verranno controllati gli account email e il cloud di Liliana, che io chissà perché pensavo l'avessero già fatto da quel tempo, ma sembrerebbe di no, che può ricostruire un po' così la vita anche di retroscena di Liliana, che è molto interessante. Poi mi risulta che verranno fatte anche analisi sui soldi che circolavano in casa, e questo mi fa piacere anche per l'amico Nicola, diciamo, che è molto fiducioso sul fatto che tutto ruota intorno ai soldi, no? Così avremo una verifica, così una ricerca specifica. Da notare che io non avevo mai visto, da quel che posso vedere, che è poca cosa, questo costante spendere troppo per quello che guadagnava di Liliana. Poi in segreto può regalare i soldi a tutti quelli che incontra, ma questo io non lo posso sapere. Adesso ci sarà un'indagine specifica. Da notare che l'altra ipotesi, che secondo cui facesse parte addirittura di un'organizzazione criminale, che quindi è colpevole, faccia parte di questa organizzazione criminale, quindi gente pericolosa, è molto interessante. Io distinto l'avevo un po' rifiutata, perché mi sembrava che non fosse il tipo Liliana, e avevo anche un dubbio, francamente, cioè si diceva, no, che nella prima fase dell'indagine non c'era stato nessun indagato nel caso di Liliana Resinovic. In realtà un indagato c'era, Liliana Resinovic, dove per indagato non significa sospettato di un crimine, ma si indaga su questa persona violando anche la sua privacy, che è un'eccezione che si fa alla violazione del diritto alla privacy, ma per esigenze di applicare la legge, di far rispettare la legge, si può, il giudice delle autorizzazioni può concedere, no? Non sono stati esplorati in dettaglio i dati personali, diciamo, delle altre persone, ma di Liliana sì. Sono stati controllati sui tabulati telefonici, è stata ispezionata, perquisita a casa sua, aperti tutti i cassetti, le scatoline, tutti i suoi dispositivi, le cartelle, sottocartelle, le chiavette USB, non lo so, tutto quello che hanno trovato, il conto corrente, immagino tutti i movimenti sul conto corrente, quindi in grande profondità tutto quello che riguardava Liliana. E io mi chiedevo, ma faceva parte di un'organizzazione criminale e in un anno di indagine specifica su Liliana non hanno trovato niente? È un po' strano, perché vedete, lo so che
uno dice, ma è così, le persone in situazioni criminali stanno attente a non farsi vedere, eccetera. Ok, ma tradizionalmente la fanno franca finché non ci sono indagini su di loro. Appena gli inquirenti cominciano a indagare in dettaglio, scoprono tutto o quasi tutto. Qui invece un anno di analisi solo su Liliana in un certo senso e non era stato trovato niente. Mi sembrava un po' strano per quella ragione. Ma adesso comunque ci sarà un input quantomeno per il discorso dei soldi che girano in casa approfondire, quindi sono anche io molto curioso di vedere cosa verrà fuori. Secondo me è possibile che ci fossero entrate extra, diciamo, ma le vedo più da Sebastiano con i suoi lavoretti che non da Liliana, che già aveva una bella pensione per conto suo, secondo me. Ma vedremo, vedremo che cosa verrà fuori. Ultima cosa, ma no, in realtà è più lungo l'elenco, ma io non lo conosco tutto l'elenco, so solo quello che i giornali hanno pubblicato. Verranno effettuati i controlli anche per i dubbi sul corretto orario delle telecamere, sia in via Damiano Chiesa sia quella dell'autobus che la inquadra in Piazzale Gioberti. E questo è molto interessante perché secondo me questo va al di là del discorso che bisogna aggiornare l'orario registrato sul video, che è quasi sempre sbagliato, con quello quando prendi a telecamere i filmati, che succede sempre, è una procedura standard, no? Qui, come posso dire, mi ha un po' sorpreso questo, perché non sapevo neanche che ci fosse questo dubbio, cioè che le registrazioni che abbiamo visto in TV con l'orario in sovraimpressione fossero sbagliate, perché l'orario di queste telecamere, l'orologio interno è sempre sbagliato, era ovvio. Ma ovviamente quando hanno preso queste registrazioni si sono scritti l'ora reale e hanno compensato per sapere la vera ora. Ora, questo controllo mi fa pensare che sia un qualcosa di ulteriore, che anche dopo questa operazione di aggiornamento dell'ora rimangono ancora dei dubbi se fosse quella l'ora. Mi sembra molto interessante, anche perché voi lo sapete, io sono quello strambo che crede che una donna non uscirebbe mai con una borsa completamente vuota come una matta, per cui è la cosa più strana di tutto il caso, quella strano giro di Liliana senza niente. Da notare che le stranezze della borsa non sono solo quello che manca, ma anche quello che c'è. Voi pensate che alla fine in quella borsa nera verranno trovati solo occhiali da sole e bottigliette d'acqua vuota? Sono cose che si portano in giro in dicembre, secondo voi? Molte cose strane e taroccate di quella borsa, secondo me. Ma comunque sarà interessante anche vedere cosa si scopre di queste orari delle telecamere con dei dubbi che ci sono, no? Tutto molto interessante. Per ora ovviamente io altro non so. Rimarrò in attesa per vedere quando usciranno indiscrezioni. Immagino che la prima sarà colpo di scena, il DNA sul beccuccio compatibile con quello di Sebastiano. Poi vediamo se uscirà anche qualcosa di un pochino più interessante. Questo è un video breve, quindi niente commenti, abbiate pazienza. Il prossimo video, che forse sulla Alice e forse su Liliana, se uscisse qualche cosa, avrà comunque la sezione commenti. Intanto vi ringrazio, un abbraccio fugace a tutti.